sono un missionario scalabriniano, sono diventato sacerdote 3 anni fa e subito dopo sono stato mandato a Londra per assistere la nostra comunità qui a Londra. Nella nostra comunità ci sono 3 etnici, italiana, portoghese e filippina. Fino all'anno scorso facevo assistente soprattutto della comunità italiana e filippina e poi dall'anno scorso ho preso la responsabilità di guidare la comunità filippina nella nostra missione. Com'è stato vivere l'emergenza sanitaria a Londra? Come l'avete vissuta? Per dire la verità, noi qui siamo in tre, no? Tre preti, un italiano, un brasiliano e io sottoscritto vietnamita. Prima del lockdown qui in Inghilterra, cioè il 23 di marzo, avevo i sintomi di coronavirus e poi dopo ho passato a padre Francesco che è italiano, lui ha avuto anche dopo di lui il padre brasiliano, quindi tutti noi abbiamo avuto i sintomi di coronavirus, però per la policy, la scelta qui in Inghilterra, no? Quelli che non sono gravi, rimangono a casa. Dopo alcuni giorni abbiamo passato questi sintomi, però non siamo certi se avessimo davvero coronavirus o no. È per questo che all'inizio, siamo rimasti chiusi in casa, celebriamo la messa anche online, no? Però senza contatto fisico con la gente, solo cerchiamo di contattare la gente attraverso i mezzi di comunicazione e poi anche abbiamo dato avviso dopo ogni messa, no? Se nelle nostre comunità, se qualcuno ha bisogno di nostro aiuto, basta farci sapere. Secondo te, c'è qualche insegnamento che l'epidemia ci sta lasciando? Che cosa possiamo imparare da questo periodo che tutti abbiamo vissuto? Prima di tutto, vedere come la capacità dell'uomo, no? Specialmente in questo tempo, l'uomo vuole controllare tutto, però è arrivato questo virus e si vede che tutto questo è caduto. Ci insegna di vedere come noi siamo davanti al nostro Dio, Padre Eterno. Non è noi che controlliamo la vita, ma è l'altro da sopra che controlla. E poi la seconda cosa che è importante è la relazione con la gente. Per esempio, la gente, quelli che abbiamo creato una buona relazione con loro, no? Continuiamo a cambiare le informazioni, i contatti, ma quelli, per esempio, che vengono qui solo per catechismo e poi dopo lasciano, non mostrano nessun interesse durante questo tempo. Quindi ci lascia questo anche insegno, soprattutto per noi che operiamo in questo campo pastorale, no? E dobbiamo costruire bene la nostra relazione con la gente, non basando sulla necessità, ma sulla vera relazione. C'è un episodio di solidarietà che, legato a questo periodo che ti ha particolarmente colpito, che magari avete vissuto in comunità o che qualcuno ti ha raccontato? Siccome anche in questo momento, no, continuano ad arrivare i migranti, quelli che sono arrivati non hanno lavoro, poi hanno debito da pagare, non hanno dove da dormire e alcuni criticano queste persone, però sentito dal cappellano vietnamita in una messa, no, dopo la messa ha raccontato la storia di queste persone, ha solo raccontato e poi dopo la messa la gente ha chiamato al cappellano chiedendo di poter aiutare
queste persone anche di accogliere nella loro casa, anche sapendo che queste persone non hanno documenti propri per stare qui, ma hanno rischiato anche di accogliere queste persone. Luke, magari c'era qualcos'altro di importante per te che volevi raccontarci e che non ti ho chiesto? Che fosse una parola di speranza, no? Come dopo la pioggia esce il sole, quindi io credo che dopo questo tempo riusciamo a vivere meglio, anche il mondo riuscirà a vivere meglio, specialmente la relazione, no? E anche il modo come costruiamo la relazione, non solo con la gente, ma anche con il Signore.